Sì, allora oggi è, come dicevamo prima, una seduta particolare. Quali sono, ecco, i dati più importanti che escono fuori? Guardi, sicuramente il fatto che comunque si è arrivato già a definire chiaramente, si è iniziato sicuramente un percorso che è già iniziato nel 2013. Seguendo anche quelli che sono stati i dati e le indicazioni sempre della Corte dei Conti, cioè quello di iniziare un percorso verso una maggiore trasparenza, una maggiore anche vivibilità per quanto riguarda le partecipate, perché poi in fondo queste fanno parte del nostro bilancio. Quindi quello che noi abbiamo chiesto è appunto un confronto di dati, abbiamo chiesto questi dati che i revisori dei conti ci chiedevano appunto in quanto mancanti. Siamo riusciti a già oggi si sono avute, come diceva prima il Presidente, una percentuale maggiore e quindi sicuramente in corso poi andremo incontro a un maggiore chiarimento e se poi sarà necessario comunque approfondire, noi siamo come Commissione Bilancio, siamo stati sempre molto attenti. Già abbiamo seguito anche nel bilancio dell'anno scorso, in sede di votazione abbiamo la Commissione Bilancio ha presentato una relazione in cui chiedeva appunto di seguire quelle che erano state le indicazioni della Corte dei Conti, quindi stimolando ancora di più l'amministrazione. Quindi è normale che si inizi un percorso che piano piano riuscirà a mettersi poi nel giusto cammino. E questo, noi siamo qui per cercare di stimolare, di spingere comunque verso questa indicazione. Oggi mi sembra che comunque lei è stato presente Parzialmente, parzialmente, però io credo che insomma, ha avuto modo di capire la situazione. l'approccio. Cioè un po' la situazione generale da parte dei consiglieri che naturalmente ci stiamo cercando di comprendere per un meglio, ma soprattutto io dico veramente per un migliore risultato nei confronti della città, perché in fondo a noi che le partecipate esistano bene, che siano vivibili e che siano gestite in maniera trasparente in modo che a favore sempre del cittadino.